Ciao a tutti ragazzi, in un nuovo video Davide, Nico, Giulia e partiamo con il botto perché inclinano un po' che magari non si vede il riflesso. Oggi dobbiamo fare una sfida, Community Day di Rion, come potete vedere, e la sfida è che Chi ne chi trova di trova più? più shiny, la Giulia parte 1 a 0. Però io è anche vero che devo ancora cominciare a cliccare questa serie di 2, 4, 6 Rion. Quindi, vai, partiamo con il primo, Vai, io 1. intanto provo a catturare Fai questo pure, allora, infame. questo non è shiny, li lascio un attimo lì, poi li catturerò con l'ananas perché comunque sono abbastanza importanti, nel senso che diventano il secondo, l'evoluzione chiaramente era Hyperior con la mossa da evento che è Devastomasso, diventa, ho schiacciato un tipo a caso, diventa il secondo counter roccia appena dopo Rampardos, quindi veramente molto buono questo community. Tanto dovremo anche fare le lotte dopo perché ci sono due pietre sino garantite, non ho capito se sono garantite o se te le può dare ad ogni lotta. Comunque noi le faremo queste lotte per ricevere un po' di pietre. Là. Cioè, proprio così. Giovanni a caso, intanto la Beccato Giulia deve fare Giovanni. anche Giovanni, ma tornando a me, ho cliccato tutti questi Rion e per tua fortuna non ho ancora trovato lo shiny. Quindi Adesso ti trovo il adesso secondo. no, datti una calmata per Prima favore. clicco Iron e poi faccio Giovanni, che già che ci sono, mi ritiro il mio Raikou Umbra e poi facciamo, Perfetto. diciamo anche se fa schifo o meno. Esatto, Tra l'altro intanto abbiamo anche l'ospite d'eccezione. sì, non abbiamo, non siamo in due, Hello? ma siamo in tre oggi. Ciao, Hello? Kai! E comunque niente, adesso vedremo di fare Giovanni, di fare tanti check, di fare poi il resoconto dopo, di aggiornarvi sulla sfida e tante altre cose durante questo Community Day. A dopo. Rieccoci qui ragazzi con un bellissimo Rion Shiny on the screen, eccolo qua, facciamolo rivedere con i falli scintille così lo metto anche come copertina del video. Quindi siamo 1, però 2, quindi niente, stiamo un attimo combattendo alla pari direi, perché comunque clicchiamo gli stessi Pokémon e niente, speriamo Come in bene. clicchiamo gli stessi Pokémon? Gli stessi Pokémon, Ma no, cioè. ma io sono in fly a New York. La Giulia, spoiler, la Giulia è in Fly New York ma in macchina, In attenzione. macchina. Professionista direi. Niente, allora fatemi fare qualche altro check. C'è Swablu, io clicco Swablu, voglio Swablu Shiny durante l'evento di Rion. Beh, io ho Rion schiacciato Opla. Rattata, Ma quindi. Rattata tu devi trovarlo assolutamente. Niente, questi due non lo sono e proseguiamo. Per ora 2 Vai. a 1 per Giulia. Dove erano rimasti? No, dai, allora, aggiornamento piccolissimo, 3 a 2 per la Giulia, ma Chiusi? chiusi, adesso li chiuderò anch'io perché ho tre missioni, cattura 3 Rion, ce la faccio a dirlo, che danno Rion, appunto, quindi, E pensi di trovare lo shiny? no, non lo so, però Sei così ci convinto? proviamo, uno clicco io, poi ti faccio cliccare anche da te, primo non è shiny, Vorresti, eh? non so quanto sia il 100, questo qua è 81, Fa staremo a schifo. vedere Ho dopo. beccato un 6,90, credo. Perfetto, che non era buono. Questo qua non è shiny, ti faccio cliccare l'ultimo. 705 questo però, eh. Quello potrebbe essere carino. Vai, portami fortuna tu. Non è shiny neanche questo, quindi La che Madò! bassezza questo qua. Rimaniamo appunto sul 3-2 per Giulia e continuiamo a fare tante catture perché c'è anche la tripla polvere che serve sempre. Quindi, pezzo stella Pezzo stare attivo sempre. e via. Buon appetito comunque. Allora, pausa pranzo, ma facciamo un piccolo aggiornamento dei Vai. Rion. Allora, io scrivo cromatico. Io ne ho 6, mentre Giulia ne ha numero Numero massimo di ogni cosa. massimo di ogni cosa, cioè 7. Quindi prosegue la sfida e Giulia è avanti di pochissimo, ma come ben potete vedere ce la stiamo prendendo abbastanza comoda perché adesso lei mangia la focaccia e io mangio la pizza. Giusto? Giusto. Perfetto. A dopo. Morire shiny! Quindi quanti ne hai? 13. Quindi, amici sportivi a casa, siamo alle 13:40, manca 20 minuti alla fine del community. Giulia 13, 13. Rion, Davide e Nico, come potete vedere, 3-6-8. Non è ancora finito, ma dovrei trovarne 5 e la Giulia non dovrebbe più trovarne. Quindi diciamo che mi sento un pochino leggermente sconfitto. Però ho le tre missioni da aprire perché le Vai. raccolgo e le voglio fare in Ma video. quindi le stiamo Le aprendo. stiamo aprendo. Cliccane una tu, vai. Vai. No, nope. PL. 682, scarso. Solo roba di qualità, ti amo. Esatto. Adesso tocca a me e poi ti faccio fare l'ultimo a te. Non è shiny neanche con lui. 685, l'ultimo tocca a te, vai.
volevo schiacciarlo col naso, ma poi ci lasciamo troppi microbi. 683, quindi niente, abbiamo fatto la scala 680 più o meno e non mi hai trovato lo shiny apposta, lo so io. Lo so. Certo. E quindi niente ragazzi, per ora, poi farò comunque le conclusioni a fine video, vi saluteremo anche tutto. Giulia 13, Davenico 8, è dura, mi sa che non vinco. È sempre un po' complicato ripartire in un video quando c'è Giulia, perché, adesso vi spiego anche il perché. Andiamo nel mio box, scriviamo cromatico. Poi tu mi manderai lo screen che farò vedere a loro, ovviamente. Io ho trovato tanti shiny, sì, ne ho trovati 3, 6, 9 e 1, 10. Mm-hmm. Ma qui abbiamo Giulia che vai, ne conta. Ha trovati 3, 6, 9, 12, 13, 14. Quindi ragazzi, cos'hai da dire? Community Day Ryorn, volevi Giulia, fare la challenge? Volevo fare la challenge, ma volevi farla. Purtroppo è stata una mia idea e è andata male. Giulia 14, Davide e Nico 10. Che non sono comunque pochi, ma volevo vincere contro la Giulia, essenzialmente. E contro di me non si vince. Non si vince, mai. Niente. Boh, perfetto. Quindi, community day praticamente finito, mancano 3 minuti. Reso continuo volante, beh, a parte gli shiny che abbiamo appena detto. Abbiamo trovato un 100%, sì? Top, un 96 e un 98, che adesso andremo a far evolvere. Io rimarrò in macchina ancora un po' a fare video, eccetera, una decina di minuti. Giulia ci deve salutare, infatti adesso ci saluterà tra poco. E quindi dai, un bel community day, devo dire. Cosa ne pensi? C'era un parere caldo. C'era caldo, per essere comunque ancora febbraio c'era abbastanza caldo. E c'era la gente in giro con le mascherine. C'era la gente in giro con le mascherine, purtroppo, come ben sapete, saprete dai telegiornali. Sì, così coronavirus. Purtroppo, e niente ragazzi, quindi io adesso farò qualche evoluzione, la Giulia ci saluta adesso. Saluto io. Saluta lei e niente, che dire, vi saluta anche la nostra mascotte. Poverina. Ciao! Stava dormendo. Patata! Ragazzi, Giulia vi saluta e noi andiamo avanti con il video perché devo fare le evoluzioni shiny e le evoluzioni con la mossa evento. Ciao! Quindi ragazzi, reso conto degli shiny già fatto insieme a Giulia. Come ben avete visto, lei ne ha trovati 15, ne ho trovati 10, che non sono comunque male 10, ma la Giulia è imbattibile e mi ha fregato, insomma. Mi ha battuto questa sfida. Comunque, apriamo il box, eccoci. Come vedete ho questo qui stellinato che è il 100, uno degli ultimi catturati, perché ce l'hanno praticamente segnalato alla fine del community, mancava giusto 10 minuti, lo siamo andati subito a prendere perché lo volevamo davvero questo 100, 100% Ryorn che faremo evolvere a breve. E poi all'inizio del community ho catturato questo 1405 PL che è un 96, anche buono così qua perché ha alto DPL, è livello alto. E poi anche questo 98 1528 PL, molto molto validi tutti i Ryorn che farò evolvere. Comunque adesso noi faremo l'evoluzione dello shiny. Allora, qui innanzitutto di shiny decenti non ne abbiamo, quindi facciamo così semplicemente, cromatico, andiamo a evolvere quello più alto DPL che è benissimo questo qua, 1332. Fa evolvere, subito lo facciamo evolvere. Quante caramelle ho fatto? 1154. Pensavo un pochino di più, perché ne ho catturati veramente tanti con le ananas, però 1100 caramelle per tutti quelli che devo far evolvere e poi magari eventualmente potenziare, anche se non credo. Magari non sono sufficienti 1100 caramelle, intendevo quello, insomma. Eccolo qua, comunque, questo qua è la prima evoluzione, cioè Rhydon, che è così shiny. Abbastanza carina anche lei, sembra più sul marroncino dorato, bello. E adesso andiamo ad evolvere Rhyperior, appunto andiamo a fare Rhyperior con la pietra, che è l'ultima evoluzione di questo Ryorn, Pokémon ospite e personaggio di questo Community Day, ecco, non sapevo come dirlo. Vediamo un po' com'è, è molto carino lo shiny, devo dire. Eccolo qua, con le pietre gialle dorate, molto molto bello, mi piace molto, devo dire. Eccolo qui, lo shiny in tutto il suo splendore, 3000 PL questo shiny, con la mossa Fango Sberla, appunto la veloce, e Devastomasso, eccola qui, che toglie 110 a ben due tacchettine, vediamo in PvP, è forte anche in PvP penso, perché comunque toglie 110, molto molto valida, molto molto valida devo dire, top. Questo qua ricordo a tutti che è il secondo counter roccia, appunto diventa molto buono, è secondo solo a Rampardos. Quindi insomma, se questo Community Day avete avuto la possibilità di farlo,
è meglio farsi appunto una squadra decente di Rhyperior con PL e IV alti magari, per avere dei buoni counter, dei buonissimi counter roccia appunto. Niente ragazzi, questo Community Day è praticamente finito. Altre cose da dire? Non ce ne sono. Adesso io devo raggiungere amici perché devo fare anche degli scambi. Questi qua che mi sono tenuto qualcuno, qualcosina un pochino alto. E basta, noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Davide Nico adesso e ditemi com'è andato il vostro Community Day. Commentate qui sotto, ovviamente. Iscrivetevi, mettete like, fate le solite cose se ne avete voglia. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.